Torniamo a parlare di promozione qui a un caffè fuori campo, un campionato, quello il girone D, che ha visto domenica trionfare meritatamente la Virtus Mondovì di mister Magliano e di Enrico Fantini, corsa al primo posto che si è chiusa, ma tutte le altre corse, tutti gli altri duelli, le lotte, sia per i playoff che per la salvezza, sono tutte da giocare e vive. È una squadra che sta ben figurando nelle ultime settimane e che ha radicalmente cambiato la propria classifica grazie a una serie di risultati importanti, e il Moretta, un Moretta che attualmente è a più 8 dai playout e addirittura a meno 2, se non sbaglio, dai playoff. E noi parleremo del campionato del Moretta e della vittoria pesantissima di domenica sul campo del Villafranca con Bomber Momi Sellame e Mattia Tortora, che sono venuti con noi al Dama 3. Allora, chi vuole esordire? Inizia Momi, che è già stato nostro ospite. È un affezionato ormai. Una delle primissime puntate ormai lontane del 2012, ai tempi del Fossano. Allora, tu sei arrivato a metà stagione proprio da Fossano, un Moretta che era stato per lungo tempo in zona play-out e adesso, grazie a fine d'inverno veramente molto positiva, ha sistemato la propria classifica e ha quasi, diciamo quasi scaramanticamente, ipotecato la salvezza, che poi era l'obiettivo principale di questa stagione. Partendo da domenica, 2-0 sul campo di Villafranca, e diciamo parte della festa del Mondovì è stata anche dovuta poi, certo, al vostro risultato. Che partita è stata? 3 punti sicuramente pesantissimi per voi. Certo, noi siamo arrivati a questa partita a giocarci questo derby molto importante, siamo arrivati molto carichi, molto con tanta voglia, e la squadra era concentrata, il mister ci ha motivati e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria che per noi è importantissima. È stata una bella partita, anche perché comunque è un derby, quindi abbiamo fatto una gran bella partita tutti insieme. Quindi è stato importante per la salvezza. Ecco, invece, Mattia, sempre sulla partita di domenica, ne parlava fuori onda, questo Villafranca vi è sembrato un po' una squadra leggermente in calo? Perché ricordiamo che comunque per lungo tempo è stata l'avversaria principale della Virtus l'intesta. Ovviamente ci sono i meriti vostri, voi siete in un ottimo periodo di forma. Tu come l'hai vista questa squadra che alla fine non è riuscita a tenere il passo della Virtus, che comunque è uno squadrone? A parte che ci siamo riscattati dall'andata, che erano stati sconfitti per 3-2 in casa. Poi sì, l'ho vista un po' in calo, gli mancavano anche dei giocatori come Marchetti e Cinghialta, che sono ottimi giocatori per la categoria. E sì, però noi arriviamo anche da un filotto positivo dal ritorno da gennaio, a parte la sconfitta a tavolino con il San Marino, non avevamo ancora perso, e quindi sapevamo che potevamo andare a Villafranca e vincere senza tanti problemi. Infatti ci siamo riusciti abbastanza, nonostante un'atmosfera molto caliente, ci dicevate fuori onda. Per chi non conoscesse il tifo del Villafranca, ecco, cosa vi ha aspettato al Pino? No, siamo arrivati là e praticamente c'era i loro tifosi, che comunque sentono molto il derby come paese, e ci hanno aspettato cori, fumogeni, striscioni, ma tutte cose che magari in promozione. Sì, in promozione si vedono molto raramente, quindi, però non ci siamo fatti intimorire. Ma la tifoseria è quella dell'Ovada, mi sembra che sia anche un po' così, o poi quando c'è? No, noi quando ci abbiamo giocato niente di... Voi ci avete giocato? Ci abbiamo giocato, no, al ritorno è l'ultima di campionato, è a casa da noi però. Ah, ok. Beh, diciamo che hanno sprecato un po' di soldi quindi nelle coreografie per il derby perso, ma
Nonostante la vicinanza dei due comuni, sono in due province diverse, se non sbaglio, vero? Torino e Cuneo. Vabbè, a parte questa piccola mia specificazione geografica, torniamo al calcio giocato. Anche i colori delle maglie sono diversi. Pazzesco, incredibile. Comunque, tornando un attimo al calcio giocato, Mister Perlo è un motore diesel, mettiamola così, perché anche l'anno scorso voi due non c'eravate, però il campionato del Moretta è sempre stato zona playoff e poi ha piazzato la zampata alla fine. Dopo questo filotto di vittorie, questo bel momento, si parla di qualche obiettivo maggiore rispetto alla salvezza oppure sempre piedi per terra, perché comunque conoscendo il mister è uno abbastanza pacato anche in quelle circostanze, non si espone mai più di tanto con noi, con voi. Ma sinceramente io se c'è da giocarmela fino alla fine io gioco, do il massimo fino all'ultimo minuto. Io sono stato chiamato per dare una mano a questa squadra, per cercare di salvarci il prima possibile e poi di fare il massimo, e quello che viene sicuramente che se riusciamo a continuare a questo livello, continuare a vincere qualche partita in più, se riusciamo ad andare ai playoff, perché no? Provare a giocarcela, poi se c'è qualche squadra meglio di noi. Sì, anche perché i playoff, le squadre che ci sono lì hanno rallentato parecchio, quindi magari anche il momento di forma è un po' in controtendenza, voi salite, loro scendono un po', Cornigliano, Villafranca, Asca, Savigliano che Savigliano. Pazzo Savigliano che ormai se vince manda via il mister, basta. È arrivato Marco Bonello che saluto dai tempi del Busca e eccetera, quindi chi lo sa, vediamo. Voi come la vedete questa rincorsa in questo folle campionato che appunto ha visto la Virtus fare marcia a sé? Sì, comunque il Mondovì è indubbiamente la squadra che è di un altro pianeta per la promozione, per i giocatori che ha, per tutto. E credo che avesse anche un budget diverso, certo, dalle altre squadre della categoria. Sicuramente. Però diciamo che il Savigliano, il Cornigliano che hanno rincorso diciamo per un lungo periodo probabilmente non hanno più benzina, non hanno... Cornigliano che ha perso un giocatore importante come Floris che ha litigato tra virgolette con la dirigenza e non fa più parte della rosa a disposizione di Mister Brovia, se non sbaglio, non mi picchiate se mi sbaglio, mi sembra di aver capito così. Quindi sicuramente una perdita. Se reclami, vi darò il suo numero di telefono, potrete allegramente sfogare. Gli ho sbagliato, bisogna andare qui. No, a parte tutto, quindi una perdita importante perché comunque Floris per il gioco del Cornigliano è un giocatore praticamente essenziale. E ne parliamo magari con Mattia che da difensore l'ha visto meglio all'andata. Sì, sicuramente è stata una perdita importante, però come la penso io loro ormai non hanno più raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati, quindi non lo so, o magari ho avuto da dire, non lo so. Avrete scontri diretti con queste squadre nel finale? Potrebbe essere? No, abbiamo ancora l'Asca, domenica, poi abbiamo il Mondovì, San Giuliano, Santo Stefano. Calendario, magari l'avete detto su mai. Dove giocate? Al Gasco? A Mondovì. Grande festa, abbracci generali. E quindi sarà comunque una cosa interessante, perché anche l'Asca comunque è una squadra che fino a qualche settimana fa viveva un campionato tranquillo, ma non sembrava poter arrivare chissà dove in alto, invece adesso si ritrova. E poi c'è insomma Rimperno. Voi purtroppo avete questo 3-0 a tavolino che brucia tantissimo, però è una squadra che si ritrova lì. Secondo te poi alla fine, potete pensare alla salvezza ovviamente, però quali potrebbero essere poi gli avversari per giocarsi perlomeno l'ultimo posto? Sicuramente. Cioè secondo te le squadre che sicuramente andranno saranno Villafranca, Savigliano e
come sta andando l'Asca, che comunque sta facendo abbastanza bene al ritorno. E poi altre volte penso che ce la giocheremo. Il Cornigliano vedi un po' perché Cornigliano ultimamente non ha più fatto vittorie, quindi la vedo un po' calante, però non si sa mai, magari da domenica inizia a vincere. Sarebbe interessante i playoff Villa Franca Moretta, magari vediamo queste coreografie spettacolari. Non sarebbe male. No, vedremo. Penso che innanzitutto sia sì, l'obiettivo è ancora salvarci. Sicurezza. Sicuramente poi, vista come era la classifica fino a pochissimo tempo fa, ritrovarsi qui sembra quasi un lusso in questo momento. E invece nella corsa laggiù in basso come la vedete? A me sono concesso che appunto voi siate uscite definitivamente o quasi, perché anche lì si sgomita parecchio e purtroppo ci sono diverse punesi mischiate, c'è il Pedone, c'è il Boves, sotto Stevarese si è tirata fuori e ci sono tante squadre anche lì che rischiano ancora. Secondo me fino all'ultima giornata non si sapranno chi va ai playout, perché sono troppe squadre in pochissimi punti e come abbiamo visto il girone è molto equilibrato, quindi non si sa mai come possono andare le partite. A parte la sorgente che sembra essere un po' più staccata rispetto alle altre, sì, poi penso che il cambio di regola in corso sì, ha fatto che Lovada sembrava spacciata, però ha fatto delle buone vittorie in casa e si è ripresa abbastanza. Che non faccia la fine della Trizium l'anno scorso. Che si salva e poi scende lo stesso. Che fa, no, beh, fa schifo tutto l'anno e poi vince i playout. È vero, è vero. So che poi tanto sono tornati giù. Era destino, evidentemente era destino. Sì, quindi si dovrebbero essere quelle. Boves, ti aspettavi? Certo che Boves. L'andata noi avevamo vinto 1-0 in casa loro, mentre al ritorno avevamo giocato a Cavallar Maggiore, avevamo tirato fuori un 2-2, avevamo pareggiato all'ultimo minuto noi con Zito. Era stata una partita. Ah già, è vero. Era stata una partita abbastanza equilibrata, mi sembrava abbastanza giusto il pareggio, comunque penso che l'organico ce l'ha, quindi se la giocherà fino alla fine. Se poi Maccagno ha dato un po' di ordine. Sì, perché hanno, anche loro hanno ottenuto buoni risultati ovviamente con la vittoria con Savigliano, quindi ci credono anche loro. Hanno tutte le possibilità per salvarsi direttamente. Quindi diciamo che iniziando il José che c'era in panchina non era Mourinho. Vabbè, capite, nessuno è Mourinho, solo lui, no? Anche perché poi bisogna dire difesa anche di Veneri o Veneri. Cioè, vabbè, non era un'accusa, una battuta, ci mancherebbe. Rispetto all'anno scorso hanno venduto i 38 pepino che avevano. Quindi non era come la squadra l'anno scorso, probabilmente hanno chiuso il ciclo l'anno scorso. Sicuramente sì. Invece il Pedona, proprio di Maccagno. Pedona te lo aspettavi così? Il Pedona noi abbiamo avuto due pareggi, si è andata anche a ritorno. Erano state due partite equilibrate che sia noi che loro potevamo vincere. Forse a ritorno avevamo avuto il primo tempo più occasioni con Momi e Alfiero. Però questo campionato è stranissimo perché noi 2-3 settimane fa eravamo praticamente ai playout e abbiamo avuto questo filotto positivo di vittorie che ci ha trascinato fuori. Probabilmente è quello che è mancato al Pedona. Sì, avere un po' di continuità di risultati. Perché l'anno scorso nei giorni di ritorno erano riusciti a fare uno scatto di diverse partite di fila e sono chiari su quest'anno invece sono sempre rimasti in campionato. Invece è andato bene che abbiamo fatto questo filotto che ci ha tirato fuori anche merito nostro e della squadra, della società che comunque ci ha sempre creduto e ci ha sempre sostenuto anche quando il periodo era negativo. Ecco, allora, parliamo un attimino dell'anno scorso nel caso di Mattia e di questo primo inizio anno. No, beh. Allora, il microfono c'è Mattia, iniziamo da lui, così Momi può caricare. Può caricare eventuali baionette. Allora, tu sei in prestito da Moretta Saluzzo, so che adesso è ancora presto, eccetera, eccetera, per capire cosa succederà il prossimo anno, tu, ecco, quali sono le tue aspettative per il prossimo anno? Tornerai a Saluzzo? C'è ancora spazio per te? Lì, visto che comunque i difesa hanno rivoluzionato tutto, è andato via anche tuo fratello, che è andato Dronero, che salutiamo,
gli auguriamo di poter raggiungere la salvezza in Serie D. Ho preso giocatori di Torino, Caldarola, è rimasto solo Marzanati. Cioè Marzanati, Dema e Bessone. Voilà, De Maria e Bessone. Ecco, quali sono un po' le tue aspettative per il prossimo anno? Perché comunque in prestito 2 anni nella stessa squadra non si può andare e quindi bisogna capire un pochino. Sinceramente non ho ancora parlato con nessuno, né Moretta, né Saluzzo. Che diplomatico che sei. Sì. Però penso che si vedrà sul da farsi. L'altro anno non sono rimasto, non mi hanno più tenuto perché erano in fase difensiva, erano già a posto. Poi arrivo da un anno in seconda categoria allo Scarnafigi. E quindi Scarnafigi succursale del Saluzzo, tra parentesi, perché non era andato anche, era andato anche Pasche. Tanti giovani della Juniore che sono andati lì. Scarnafigi è la città natale, per te che non lo sai, è la città natale di Boretto. Vedi che non ci arrivi. Da Milano. È da Milano, è vero, anche da Milano. C'è il monumento per da Milano, nella rotonda, se vai a Scarnafigi. Se ti capita di passare, notalo. Moretto che fu tra l'altro grande operatore, ha un olmo Saluzzi di un paio di anni fa, mi aiutò con l'iPad. Intervistare Gambino. Intervistare Gambino. No, intervistare Dalla Riva che era tra l'altro. Ah, vero, Dalla Riva, vero. Dalla Riva, Zemaniano Dalla Riva. Intervista che conservo, gelosamente. Modulo 811. Però ebbe ragione lui. Vabbè, allora, dopo la risposta diplomatica di Mattia, che giustamente non può sbilanciarsi più di tanto, essendo fra l'incudine e il martello, passiamo un attimo a Momi. Chiediamo uno sforzo maggiore a Momi. No, beh, Momi, cosa non ha funzionato Fossano? Perché comunque l'anno scorso hai fatto 300 gol praticamente e ci è sembrato un attimino particolare, atipico. Sì, partitella mi teneva aggiornato. No, beh, sicuramente ogni allenatore fa le sue scelte, ogni allenatore ha le proprie idee. Io, meno male che non ci sono le scommesse sulla promozione, io se no avrei scommesso che tu partissi titolare anche quest'anno, promozione in eccellenza, pardon. Al Fossano dopo la tua stagione dell'anno scorso, cosa non ha funzionato? Anche perché il reparto offensivo del Fossano è stato quello che, escluso Alessio Ballario, è cambiato praticamente tutto. Però sono arrivati i Piscioneri dal Saluzzo, Mimmo Ballario dal Busca, Luca Perri dal Busca, Andrea Dalmasso dopo le 3 ore all'Albese. Sì, sicuramente io non mi aspettavo ovviamente un altro comportamento sia dalla società che dall'allenatore, perché sono praticamente stato messo quasi da subito, sono stato messo un pochino da parte, non messo in condizione sia psicologicamente che non ero più quello importante, quello che degli anni prima. E con il nuovo mister che è arrivato quest'anno a Fossano non c'è stato feeling, non c'è stato e quindi io ho dovuto cambiare perché non sono stato messo, diciamo, in condizioni per poter far bene. E ti sei trasferito sotto la Inalpi, che è lo sponsor principale del Busca, che comunque ha delle potenzialità anche abbastanza. C'è un progetto, appunto, che l'Inalpi comunque a livello di potenzialità economiche, suppongo che essendo un colosso latteario, si dice latteario? No. Ma chi se ne frega tanto. Case qualcosa. Caseario. No, perché sennò poi dopo non ce l'abbiamo con nessuno di Saluzzo. Appunto c'era. Stiamo registrando da 5 ore, quindi. Stiamo sbroccando leggermente. Ci sto. Con calma. Portiamo a casa anche questa puntata. Se venivano i Monforte Barolo Boys eravamo fregati perché ci portano il vino e era delirio. No, beh, a parte tutto, c'è un progetto a Moretta che ti ha convinto ad andare là rispetto a quello del Fossano, che mi dicevi era anche abbastanza ambizioso, anche se la stagione attuale fra alti e bassi non sembra dare
molto adito a questo progetto paventato inizio stagione, mettiamola così. Sì, io sono stato convinto quando volevo, diciamo, a dicembre cambiare squadra. Ho sentito un paio di squadre, ma diciamo che il progetto di una società che ha un progetto molto, molto importante, che ovviamente piano piano vogliono tirar fuori una, fare una bella squadra e cercare di fare cercare di fare il più bene possibile, quindi magari nel giro di 2 o 3 anni di fare una squadra, magari per cercare anche di salire, perché no? E comunque per me è stato importante, anche perché comunque questa società qua è molto seria, questo lo devo sottolineare, perché ho visto tante società e tante squadre, ma il Moretta devo dire che è una società molto seria prima di tutto. Volevo farti una domanda, cioè un dubbio che ho sempre avuto io, perché essendo di Saluzzo, saluzzese, tu sei nato nella Musiello Saluzzo, sei andato a Cavour, hai fatto Cavour, Pinerolo, poi la storia che abbiamo raccontato della Bulgaria eccetera, poi a Revello, e mi desta un po' una domanda che volevo farti, visto che c'è anche Mattia che è del Saluzzo ed eravamo in ambito anche per giocarellare un po' sulla situazione saluzzese: come mai non sei mai andato a Saluzzo? Perché anche vicino a casa, non so, lì dal fino a Fossano. Sì, io l'ho fatto 5 anni all'ITIS, non lo considererei il mio peggior nemico di alzarmi alle 6:20 tutte le mattine e andare a scuola a Fossano. No, tu devi allenarti, vabbè, diverso. Fossano perché diciamo è stata un'avventura che ho preso, poi mi sono trovato bene con il mister di allora, Curetti. Saluto, è stato un mio grande sostenitore che sento ancora adesso. Periodo peggiore della gestione Volca, vociferava potesse anche tornare, poi alla fine non si era fatto niente. Se l'avevamo sentito telefonicamente, ci aveva detto che lui aveva fatto l'abbonamento al Fossano per andarsi a vedere da spettatore. Certo. Infatti, avevamo avvistato che era lì, doveva vedersi le partite. C'è sempre un po' l'ombra. Esatto. E comunque è stata chiusa questa avventura che per me, per il gruppo che è stato a Fossano, io tutti i ragazzi li adoro, li sento ancora tutti, sono stati dei grandi tutti. E invece Saluzzo probabilmente non ho mai trovato l'accordo, non abbiamo mai trovato, diciamo, c'è mai stata quella scintilla che magari, e per questo non... Poi è sempre difficile fare il profeta in patria, no? Come si suol dire, certo, la saluzzese, certo. Giocare lì, certo. Magari potrebbe essere un po' diverso. Edward, tu cosa dici? Dici anche qualcosa a te, perché io sto facendo il pirla manetta, ma fa anche qualcosa a te. Vabbè, torniamo sulla promozione, perché ovviamente bisogna parlare un attimo di questa Virtus Mondovì. Nel giro d'andata non è riuscita comunque a scappare via subito, anche se tutti si aspettavano dall'inizio. Poi la distanza è venuta fuori. Era ovviamente la favorita, quindi ci sta. Forse così tanto distacco dopo un giro d'andata giocato ancora alla pari non ce lo si aspettava, magari si aspettava che tenessero un po' di più le inseguitrici. Ok, questo è il campionato attuale. E invece, secondo te, così, a naso, pensi che l'anno prossimo in eccellenza vogliano costruire una squadra addirittura per fare un campionato della classifica? Se c'è Fantini. Poi Enrico deve vincere il sesto campionato di fila, quindi Fantini un po' garanzia di alta classifica per me. Ma io intanto comunque faccio i complimenti a loro, perché veramente stanno facendo qualcosa di eccezionale, perché comunque vincere un campionato, anche se non è mai facile, anche se la squadra è costruita, però loro comunque sono diciamo, la squadra è costruita bene, hanno un allenatore bravo e beh, ovviamente poi quando hai un giocatore che è così, che sicuramente sono di un altro pianeta, quello.
io li ho visti in coppa, abbiamo giocato in coppa contro di loro e li ho visti, sono veramente tanta roba, perché andrò a fare il double adesso, dicendo anche la Coppa Piemonte, e quello sono di un altro pianeta. E io, sentendo così, perché da un po' di anni che li ho sentiti un po' la società, ok, quindi so che secondo me potrebbero fare una buona squadra, quella sicuramente. Anche perché magari l'anno prossimo un campionato di eccellenza in cui non c'è un acqua di turno. Vuoi dirmi che Andrea Gai verrà a giocare alla Virtus Mondovì? Questa la registriamo, poi vediamo se ci verrà. Nel caso ti faccio fare poi tutti i pronostici, sarebbe incredibile. Beh, se vogliono fare la squadra per vincere il campionato, prendi Gai, 20 gol è sicuro, quindi... Sì, cosa importante di quest'anno è che, ok, Fantini, però quando Fantini non era magari a disposizione, altre armi nell'arsenale, perché per esempio domenica Iacu, Sorrentino, Magnino. A me mi hanno veramente impressionato dei giocatori che ho visto gli anni passati, che conoscevo. Non li ho visti come quest'anno, li vedo veramente carichi. Giacosa, eccetera. Ma vanno tutti, vanno veramente forte, perché sia fisicamente che tatticamente io li ho visti veramente dei mostri. Quindi, cioè, tanto di cappello, quando hai una squadra così, cioè, non c'è niente da dire. Quindi. Merito anche del preparatore atletico, certo. Francesco Chiappero, li saluto, conosco e saluto. Quindi. Quello. Io so sempre tutto per questo. Ah, anche perché l'impressione è che ovviamente questa squadra, già questa è un'eccellenza, si è potuto fare un campionato di tutto rispetto. Immaginiamo l'anno prossimo con gli acquisti mirati. Certo. Non c'hai qualche rimpiantino da restare. No, io sono contento di, alla fine delle scelte che faccio, sono contentissimo di essere arrivato a Moretto, di essere stato di aiuto, ho potuto dare una mano per cercare di tirarci fuori il prima possibile. Quindi. Poi comunque devo ringraziarlo, perché ho vinto una Coppa Piemonte degli juniores con lui, quindi... C'erano degli schemi faticosissimi, palla a Momi, fa tutto lui, era incredibile. Tu cosa facevi? Io niente, sto in difesa. Tu solitamente rilanciavo dal terzino, lui prendeva la palla, scartava tutti e faceva gol. Funzionava più o meno così, era uno schema collaudato. Ero giovane. Era difesa a riccio, attacco a farfalla. Ma magari poi farebbe una puntata apposta per raccontare un po' le tue vicissitudini calcistiche. Io sono abbastanza ignaro. Ho fatto solo un gol contro il Lagnasco, ma è stato un gran gol, è stato un gran gol. Svettato il calcio d'angolo? No, ho fatto anticipato tutti sul primo palo, zampata come un cobra proprio. Era chiaramente fuori gioco. No, ricordo. C'era sui della diretta, ha detto quello. Dai tempi. Comunque, cerchiamo di tornare seri, anche se non è facile, dopo 5 ore passa di registrazione. Torniamo un attimo al campionato. Adesso domenica giocherete con l'Asca, quindi scontro diretto eventuale per i playoff, ma soprattutto una partita che in caso di risultato positivo di fatto vi sistemerebbe per il discorso salvezza. Come ti aspetti questa squadra, che ovviamente si è ritrovata a doversi giocare qualcosa di importante, come può essere appunto l'accesso ai playoff, quindi sicuramente anche per loro il campionato tanto che finito. Sì, non sarà una partita facile, perché loro stanno facendo anche bene e comunque noi giocheremo come stiamo facendo ultimamente, quindi ce la metteremo tutte per vincere, prendere questi ultimi punti in casa. Giocare lì è sicuramente più difficile. Sì. Poi per prendere questi punti, per salvarci, avere la sicurezza assoluta di rimanere in promozione anche prossimo. Io ho finito le stupidaggini da dire. Illuminato. No, stavo pensando una cosa. Per i recuperi di domani di eccellenza, tu pensa, che mi è venuto in mente quello. Domani potrebbe essere una giornata, anzi oggi, perché non è in onda. Non mi mettere in confusione, sono 5 ore, non scherzare oggi domani. Perché l'acqui potrebbe, se vince Busca, festeggiare
Giai vince il nono campionato di fila in eccellenza. La Serie D, quindi staremo a vedere. Bene, allora, tu non hai più curiosità, hai esaurito anche no, le no, polemiche. No. Ma ne parliamo dopo al massimo. No, vabbè. Appunto, volevo precisare, onde evitare problemi, che sta scherzando su qualsiasi, su tutto, scherzando. Quindi ah, ci sta, se poi. Vabbè, se no, non vabbè, voglio dai, ricevere. Io per momi, poi vi lasciamo andare. Allora, tu sei arrivato stagione in corso, com'è l'intesa con un giocatore come Alfiero, che veramente è una coppia gol che pochi si possono permettere. Certo. Che tipo di giocatore è, come vi integrate? Perché domenica ti sento. Certo, no. Alfiero è un gran giocatore, perché lui è un ragazzo poi bravissimo, mi sono trovato bene, sono stati bravi tutti i ragazzi a farmi integrare bene nel gruppo, il mister, e Alfio è uno che vede veramente la porta, quindi anche lui ci sta dando una grossa mano. Sono state giustamente tattici per permettergli di giocare? Diciamo che non da quando sono arrivato, diciamo che la squadra abbiamo dovuto, il mister ha cercato di trovare un po' la quadra cambiando i sistemi tattici a centrocampo, in difesa abbiamo provato diverse volte finché abbiamo trovato la quadra, e adesso infatti i frutti si stanno raccogliendo, come si dice, quindi sì, perché sicuramente nel caso riuscisse a centrare i playoff, un duo così davanti, guardando le altre squadre, forse solo Bari e Sombrino, perché per il resto potrebbe essere una bella partita Savigliano Moretta. Guarda, noi pensiamo a salvarci, poi se viene. Sono troppe belle partite, Savigliano Moretta, Moretta Villafranca. Facciamo un triangolare a sto punto. Già preparare le quelle partite di Sappi. Noi speriamo di salvarci il prima possibile, poi se c'è da giocare saremo contenti di. Vai in ferie un po' dopo, in Marocco un po' dopo. No, guarda, io quando è l'ora delle ferie stacco tutto. Cioè, fine play, no, io vado in ferie. Il primo tempo poi va. C'ho l'aereo. Bene, vabbè, comunque saremo a vedere, intanto già da domenica potrebbe essere una partita chiave, quindi vi auguriamo ovviamente in bocca al lupo, poi grazie. Staremo a vedere nel caso ci si ritroverà in sede di playoff, magari facciamo un caffè fuori campo con Alfiero, Sellam, Brino, Harrison, sì, poi una scazzottata. Cosa 4 detta così? È una cosa... Sta qua, ci allarghiamo un po'. Ok. Va bene, comunque noi diamo l'appuntamento per chi volesse, siccome giocate in casa, chi volesse seguire la partita domenica 14:30, quindi Moretta Asca, partita sicuramente importante, probabilmente una delle più importanti della giornata di promozione. Grazie per essere stati con noi quest'oggi. Grazie a voi. E noi con un caffè fuori campo diamo ovviamente appuntamento a mercoledì prossimo, sempre da Damatra.